Tutto a posto, buona domenica. Quarta tappa dell'Aperilibro Around the World. Aspettiamo, come al solito, qualche minuto che la gente si colleghi. Aspettiamo. Oggi, come vedete, sono in trasferta, non sono a casa mia, non c'è la solita location. Oggi ho cambiato per l'occasione. Ho visto che il mio ospite è già qua sul pezzo. Dammi 2 minuti che aspettiamo qualcuno e qualche altro spettatore. Ti presento per bene. E poi iniziamo. Oggi, come ho scritto, siamo nel Regno Unito, nella fattispecie in Scozia. È arrivata Aria, anche Marianna. Ciao carissime. Oggi sul pezzo. Marianna è arrivata subito. Niente, dicevo, siamo passati in Scozia, adesso ci stiamo concentrando un po' sull'Europa e in realtà non c'è una vera e propria logica nel nostro giro, stiamo andando un po' in base a chi ci risponde. E in base sempre a questo dico che l'Aperilibro Around the World continuerà ancora nel mese d'agosto e poi penso che per i primi di settembre finirà, diciamo, ci fermeremo e vedremo un po' quello che succederà. Allora, intanto nell'attesa, comincio a dirlo ai pochi presenti, oggi il mio ospite è la prima volta che ospito qualcuno che non conosco, nel senso che io per la Scozia avevo contattato due amici che fanno wrestling e loro mi hanno girato il contatto del mio ospite, che è da qualche tempo insediato in Scozia, commenta, fa il telecronista, il commentatore per l'Insane Championship Wrestling, quindi anche lui legato al mondo un po' del wrestling. E in più è anche nel mondo dell'editoria, quindi perfetto, mi sono trovato subito bene. Mi sono trovato subito bene con lui. Allora, tanto io comincio già ad invitarlo, così almeno facciamo la sua conoscenza, è nuovo anche per me. Quindi conoscenza in diretta, però si chiama come me, Marco, quindi sarà facilissimo anche ricordarselo. Aspettiamolo un po'. Eccolo qua. Ciao Marco. Ciao. Ho detto giusto, ho fatto bene la presentazione, eh? Perfetta, perfetta. È merito di Sabrina che mi ha detto tutto di te nello specifico. È arrivato anche Carrot. Ciao Francesco. Sì, mi ha spiegato che sei legato anche tu al mondo del wrestling e sei legato al mondo dell'editoria, che per me è fantastico. Dice, non solo, purtroppo non riesco a campare solo con quello, però sono le cose. Diciamo che sono le due cose in cui riesco a coniugare lavoro e passione. È bello, bello, bellissimo. È arrivato anche Chicco. Ciao Fede. Tanto pian piano Ciao. arriveranno un po' dei ragazzi che ho allenato e un po' di gente che è fedele all'Aperilibro. Intanto, giusto un attimo per scaldarci, volevo chiedere da quanto tempo sei in Scozia, se ti sei spostato lì per lavoro, per studio, giusto un attimo per entrare in clima. Sono qui da 16 anni. Tanti. All'inizio ero venuto per stare un annetto e mezzo per vedere come mi trovavo. Avevo finito il master, ho fatto il master, l'ho fatto alla scuola insegnante. Volevo diventare insegnante di inglese in Italia. Ho deciso di prendermi un annetto così per venire via, per stare in un posto dove si parla inglese, ma anche proprio per andare a abitare via da casa, via da Padova, dove sono nato e cresciuto. Dopo 3 mesi mi hanno offerto un contratto a tempo indeterminato, dopo 6 mi hanno offerto una promozione, sono rimasto, ho cambiato lavoro un paio di volte, nel frattempo mi sono sposato, mi sono separato, ho comprato casa, quindi ormai sono fisso qua Certo, da un bel po'. sì, hai creato poi la tua vita stabile. Sì. Ma è bello, una roba strana, cioè nel senso come a volte si evolve la vita delle Sì, esatto. persone. Beh, quindi in 16 anni tu sei effettivamente perfetto per raccontarci un po' quello che è il senso del mio viaggio, che è un viaggio attraverso la letteratura, un po' come anche ti ho scritto in privato. Noi stiamo per ogni paese, appunto, cerchiamo di conoscere un po' la letteratura, più che quella magari più antica, che soprattutto per paesi come può essere l'America, la Grecia, ma anche la stessa Scozia, è comunque una letteratura abbastanza conosciuta, che cerco Vero. di capire qual è la letteratura moderna, quindi magari qualche autore nuovo che lì in Scozia magari sia conosciuto e io personalmente, o comunque i più, non conoscono qua. Quindi ti chiederei un pochino, intanto, com'è stato il tuo approccio alla lettura, magari in lingua straniera? Perché comunque immagino che qualche libro in inglese tu lo leggerai o l'avrai letto.
Io diciamo che non leggo libri in traduzione, da traduttore. Faccio il traduttore, quindi cerco di non leggere libri in traduzione, se so la lingua, quindi se il libro è in inglese, anche in spagnolo, che ho studiato all'università. Sono laureato in lingue straniere, quindi ho letto molto in inglese, naturalmente. Adesso, naturalmente, leggo tutto il possibile in inglese. Il fatto è che io sono molto appassionato di gialli, thriller, anche Bello, horror, bello. qualcosa di fantascienza, science fiction, weird fiction. Quindi forse la letteratura, diciamo, mainstream la conosco un po' meno della media. Ok, sì. Non mi vengono nomi moderni. Però, se vuoi, possiamo parlare a lungo di Tartan Noir, del New Weird scozzese, cioè di Hal Duncan, che avevo pensato di menzionare più tardi, ma possiamo parlarne anche subito. Quindi, appunto, tra l'altro, stavo pensando a una serie di libri che mi sono venuti in mente prima da consigliare, quasi tutti sono effettivamente gialli o noir. Bello, bello, anche a me, sfondi una porta aperta perché a me piacciono, anche a me piacciono molti gialli, giusto negli scorsi appuntamenti ho citato due gialli storici perché vabbè, a me piace un pochino quelli più ambientati o nell'antica Grecia come era successo nell'appuntamento greco, comunque in Medioevo o cose così. Scusami, prima di iniziare non abbiamo fatto il brindisi perché non c'è per il libro senza brindisi, io brindo a chi Io ci pensavo guarda. di versarmela ora. Sì, versiamo perché ovviamente la per il libro non interessa nei libri, ma ci interessa anche bere. Un ottimo Old Pultney. Non bevo troppo perché non sono ancora andato a fare esercizio, quindi volevo farlo dopo. Alla nostra, grazie di essere venuto qua e grazie a chi ci segue. Come si dice in Scozia, Sangiovà. Perfetto, impariamo anche un nuovo termine per i brindisi. Allora, sì, raccontami un po' di Passione Gialli, gialli scozzesi, anche perché Beh, i gialli, tra virgolette, scozzesi, perché in realtà sono sempre ambientati un po' a Londra, sono quelli di Sherlock Holmes, che comunque Arthur Conan Doyle è scozzese come autore, nonostante poi lui ambienti le. sì, assolutamente, ha vissuto a Londra anche. Ma se parliamo allora di gialli thriller scozzesi, il primo nome che mi viene è Robert Stevenson. Ok, Edimburgo, Stevenson. sì, Stevenson. L'ho citato, anzi lo citerò anch'io un sacco nel gioco Infatti, dopo. se vuoi, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde è ambientato a Londra, ma è ispirato a un personaggio storico, Deacon Brodie di Edimburgo. Ah, bello, questo sì, questo non lo sapevo assolutamente. Cioè, ho letto il Era libro. uno che di giorno era considerato questa persona squisita, aveva a che fare con la Chiesa, un diacono appunto, e di notte andava in giro a ammazzare gente. Sì, Quindi lui ha proprio. avuto l'idea di questa doppia personalità, l'ha sviluppata e ha creato il personaggio del dottor Jekyll. No, beh, esatto, questo non lo sapevo, questo dettaglio qua. Tanto salutiamo Bustreo, Bustreo è un ragazzino che alleno, quindi anche Ciao, lui Tomer. si è unito. Eccolo qua che ci saluta. No, vabbè, ok, chiaro, sì, Stevenson, anch'io ho visto che tra l'altro è uno di quelli che mi piace di più, diciamo, del Regno Unito, che comunque tra il dottor Jekyll e Mr. Hyde, l'Isola del Tesoro e altri libri che poi citerò, ne ho letti qualcuno, Probabilmente più di me. gialli un pochino più, cioè meno classici, diciamo così, meno conosciuti ai più, c'è qualche autore che consiglieresti o comunque che ti è piaciuto particolarmente? Intanto metto le mani avanti, le cose che consiglierò io non sono ambientate nel Medioevo in tempi passati, io preferisco le cose ambientate al giorno d'oggi. Lì, Mi sì. appassionano di più anche perché poi posso andare a vedere i posti. Anche questa, sì, anche questa è una bella chiave di lettura, certo. Il primo nome, probabilmente il più famoso anche all'estero, che è Ian Rankin, Ok. l'autore della saga dell'Ispettore Rebus, per cui c'è stata anche una serie televisiva che purtroppo non è stata venduta fuori dal Regno Unito, che io sappia. Bellissima, secondo me, tra l'altro con un attore fantastico che è Ken Stott. Sì, no, io non lo conosco questa serie qua, quindi probabilmente, come dici tu, non è tanto uscita, però io non sono. È uscita in Italia, ma non è uscita con gran fanfare. Infatti, La sì. serie televisiva no, purtroppo. Quindi I io romanzi sì. e che diciamo è un giallo di che ci appunto è ambientato nei giorni nostri, ma
come potremmo dire, noir un po' più splatter, come potremmo definirlo come Non è genere. splatter per nulla, anzi, è il classico poliziotto che ha dei problemi personali, beve un po' troppo, la moglie lo ha lasciato proprio per questo, perché è sposato al lavoro, ha problemi con la figlia, un po' classica come cosa. Ambientato a Edimburgo, lui è comunque, lavora per la polizia di Edimburgo, anzi, negli ultimi romanzi, non credo di fare uno spoiler, perché comunque se continuano i romanzi su Rebus è ovvio che Rebus non muore, negli ultimi romanzi è in pensione, ma viene comunque consultato. È molto cupo, molto noir, molto serio, c'è molta poca ironia. Ok, sì, Lui è una chiaro. persona simpatica, però non sono di quei noir, di quei gialli divertenti. Sì, Piacevoli, certo. sì, divertenti un po' meno. Quindi a me appassionano veramente. È forse il considerato, non il capostipite, ma il più importante rappresentante di quella corrente che viene soprannominata Tartan Noir. Ok, sì, chiaro. Intanto saluto Antonio Greco, scusa se ogni tanto Marco mi, cioè faccio saluti a un altro ragazzo Antonio. brillante, mitico Antonio, che sei in mancanza. Un titolo su tutti, che, giusto per citarne uno, che magari qualcuno che ci segue può. Di Ian Rankin, Sì. aspetta, mi sono preso gli appunti, li ho letti in inglese, mi sono preso l'appunto dei titoli italiani. Il mio preferito, che non è il primo, anzi è uno di quelli nella seconda metà, diciamo, si chiama Fine Partita. Ok, fine partita. Forse è Ok, quello che mi è piaciuto di più di Ian Rankin, protagonista appunto di Rebus. sì, no, poi te li chiedo perché tanto io ho finito la nostra diretta, la caricherò subito come tutte le altre sull'IGTV, quindi anche chi ci guarderà in ritardo, perché comunque ci sta, potrà segnarsi poi i titoli Certo. oltre che l'autore. Se vuoi dopo ti mando comunque una lista dei romanzi di Rebus, voglio dire. Si Ah, trova su sì. Wikipedia comunque. Sì, no, assolutamente. Poi, anzi, anche la lista è ben accetta. Poi tieni conto che adesso non si è collegata oggi, al momento, ma Alicizia, Alice, che è una mia amica che ci aiuterà poi con le grafiche per tirare fuori tutti i libri che citeremo poi nel gioco finale. Quindi abbiamo modo anche di segnarceli. Per quelli sì, appunto, mi sono fatto una lista, quindi dopo in caso quella te la mando. Sempre per via dei titoli italiani perché li ho letti in inglese. Quindi. Beh, no, ci sta, ma è giusto. Beh, anzi, è bello così. Anzi, assolutamente. E continuando sempre con questo genere qua, che tra l'altro a me appunto piace un sacco, ecco, è arrivato anche Nicolai, direttamente dalla Bielorussia, che ci Ciao segue anche Nicolai. lui. E qualche altro autore interessante, sempre di questo filone, di questo genere? Sì, allora devo nominare assolutamente quando si parla di Tartan Noir, bisogna nominare William McIlvany, Ok, sì, questo l'ho già che sentito. era, non è più tra noi, è venuto a mancare qualche anno fa, un'età molto avanzata comunque, era un autore letterario, un autore raffinato anche, ma ha scritto tre gialli che sono stati quelli che hanno fatto partire il genere del Tartan Noir. Quindi i tre romanzi della serie di Laidlaw. Laidlaw è appunto il titolo del primo, Ok, sì. che appunto consiglierei vivamente. Laidlaw e i suoi due seguiti, ma Laidlaw bisogna cominciare con quello. Probabilmente appunto lui è il padre. E poi tra i tanti autori che conosco, che ho letto, forse quello che mi piace di più proprio per la sua capacità di essere molto ironico, ma molto nero è Alan Guthrie. Ok, che io purtroppo però ammetto di non conoscere perché. Alan Guthrie sono usciti in italiano tre romanzi, di cui non ricordo il titolo del primo, ricordo gli altri due semplicemente perché li ho tradotti io. Ah, ecco, bello, bello, ci sta. E, no, a parte il fatto che li ho tradotti io, non è che ci guadagno niente se qualcuno li compra, sono già stato pagato, quindi li pubblicizzo solo perché veramente mi sono piaciuti. Notte Sanguinaria, che è molto, appunto, molto ironico, è una storia di sfigati che vogliono ammazzarsi a vicenda, fondamentalmente. Vabbè, ci sta, però una E trama poi così. sì, e poi c'è il cupissimo, durissimo e senza nessuna ironia Dietro le sbarre, che è un romanzo assolutamente esaltante. Ok. È ambientato in prigione, il protagonista è una guardia carceraria molto giovane
che mentalmente non è pronto a fare quel lavoro. Bello, ok. Quindi proprio c'è cioè, due romanzi, uno l'opposto dell'altro, diciamo, a livello di più che trama, diciamo, di stile, di serie Anche di trama, comica. volendo. In effetti anche di trama, ma anche di stile, sì, perché uno ci sono dei momenti in cui si ride proprio, Sì, 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 si sì. ride di gusto. Nell'altro No, no, è più pesante, per diciamo. niente. Come direbbe un mio amico, un libro marcio, diciamo. Sì, ma Saluto. proprio dentro. Saluto Valeria e il Francicarta, ben arrivati anche voi. Oggi siamo in Scozia, ragazzi, stiamo parlando con Marco, che vive ormai da 16 anni in Scozia e ci sta raccontando un sacco di cose interessanti su il genere giallo scozzese, Tartare Noir, nello Tartar specifico. Noir, sì. Etichetta, tra l'altro, strana, che come dice Alan Guthrie, che ho avuto la fortuna di incontrare, di conoscere e di tradurre anche in alcune conferenze in Italia. E il Tartar Noir è un'etichetta che è stata inventata per pubblicizzare Ian Rankin, e lui Ok. stesso ha detto: sì, vabbè, usiamola. Per aiutarci a vicenda, in realtà non c'è una coerenza di stile nel Tartan Noir, sono semplicemente gialli e noir scritti e ambientati in Scozia. E Tartan Noir è stato considerato Tartan Noir un autore come Ray Banks, che pur essendo di Edimburgo vive e ambienta i suoi romanzi a Newcastle, che è in Inghilterra. E Sì, certo. appunto è stato considerato Tartan Noir William McIlvanny, il quale tra l'altro ha detto di accettare volentieri l'etichetta, parole sue, perché è un'etichetta che ha un bel po' di anni e ovviamente lui è stato intervistato al riguardo, e quindi è un'etichetta che mi piace usare alla fine. Come scherzavo, mi piacerebbe riuscire a entrarci con le cose che sto cercando di scrivere. Ah, bello, ecco, adesso apriamo anche quel capitolo lì allora. Salutiamo intanto Zero Talento, bella Zero, come stai? Zero Talento è molto attivo su Twitch, quindi per chi ce l'ha, di andare. Vabbè, io sono arrivato a te anche tramite appunto Sabrina e Luca, che hanno anche loro l'account Twitch, quindi Oh, siamo ben presenti. ho scoperto il mondo di Twitch durante la quarantena e Zero è uno di quelli che Anch'io, seguo. tra l'altro. Io grazie alla quarantena e grazie a Luca. Esatto. Quindi se a te piace ti consiglio, ti piacciono i videogame, c'è Zero che è molto bravo, piccola pubblicità. La cosa, purtroppo, mi piace moltissimo giocare. Ma non mi piace guardare e ascoltare gente che gioca. Seguirò qualcosa lo stesso, vediamo se magari il tuo amico Zero riesce a coinvolgermi anche in quello, perché no? Diamo una possibilità anche a questo canale. No, certo. Ecco, grazie Zero, anche per me è un piacere vederti. Allora, torniamo al discorso, ecco, dello scrittore, questo mi interessa, anzi, assolutamente. Tu appunto, lavorando nel mondo dell'editoria, vivi coi libri comunque, nel senso tra traduzioni, In varie letture, parte i libri sono un po' comunque il tuo mondo. Da quanto tempo è che ti è venuta l'idea di provare a scrivere un libro, un sì. qualcosa? Io ho scritto il mio primo giallo a 14 anni. No, 16, scusa. E Manca. ce Bello, l'ho bello. qua. È ovviamente estremamente ingenuo. È un tentativo di scrivere un libro di Agatha Christie, in realtà. Ah, okay. Sì. Diciamo che a 16 anni, 30 anni fa, ero meno maturo di un 16 anni di adesso, decisamente. Si era meno maturi dei 16 anni di adesso. Adesso non so quanti anni abbia tu, ma sicuramente meno di me. Quindi, ecco, 28. sti 20 erotti, meno di me, no. 17 meno di me. Ah, Sbaglia vabbè, secondo. più quasi un maggiorenne di E differenza. infatti. No, quindi appunto 30 anni fa io avevo scritto questo racconto lungo, un romanzo breve, insomma, molto ingenuo, ma divertente, ce l'ho ancora da qualche parte. Scritto a penna, ovviamente. Quindi ho sempre avuto questa idea. Poi mi ci sono messo una ventina d'anni fa, davvero, a scrivere. Ma all'inizio non ho neanche tentato di pubblicare. Sì, scrivevi Scri proprio per te, scrivevo diciamo. per me, lo fa facevo leggere agli amici, l'ho fatto leggere anche a un autore pubblicato anche abbastanza di rilievo. Vabbè, Giulio Mozzi, se qualcuno lo conosce, semplicemente perché era mio vicino di casa. Sì, Ah, beh, sì, mondo piccolo, quindi ci sei. è figlio della mia insegnante di matematica delle medie. Cavolo, E gli quindi, ho fatto sì. leggere due racconti, lui mi aveva detto che avevano del valore, ma che andavano ritoccati pesantemente.
e io non me la sono sentita di ritoccarli. Ok, Poi, una volta qui in Scozia, ho ricominciato a scrivere. Quando ho ricominciato a tradurre, ho cominciato questa volta a tradurre in maniera professionale. Inizialmente, mentre comunque avevo un altro lavoro in ufficio, poi ho reso la traduzione il mio primo lavoro, poi mi sono trovato altre piccole cose per integrare, perché con la traduzione da solo purtroppo non riuscirei ad arrivare a fine mese. sì, certo. Tra l'altro ho pubblicato alcune cose, alcuni racconti in raccolte qui e là, soprattutto in italiano, due anche in inglese, due raccolte di beneficenza che si chiamano The Christmas Book of Ghosts, The Christmas Book of Ghosts. Ok. il libro di Natale di fantasmi. Sono due raccolte di racconti di beneficenza a cui ho contribuito, appunto, uno con un racconto che fosse. La richiesta era ci fossero fantasmi, fosse inquietante, ma non facesse troppa paura, non fosse un racconto del terrore. Sì, certo. Che lasciasse un Mentre. pochino di ansia, diciamo, ma non troppa. Scusami, ti interrompo. Lasciasse un pochino di quell'ansia, quella suspense giusta di un. Esatto. Però non troppa, ecco. Esatto. Mentre l'altro invece mi hanno detto: no, questa volta devi essere terrificante. E mi hanno scelto e mi hanno pubblicato. Ho avuto riconoscimenti discreti, per esempio uno dei miei racconti è piaciuto molto a Leo Patrignani, che forse qualcuno conoscerà, autore di fantascienza, che stava cercando racconti sul multiverso per un'antologia curata da lui. Ho partecipato e mi ha mandato un attestato di stima non da poco. Bello, bello. Intanto, interessante. Ah, ho pubblicato anche, me ne dimentico sempre perché sono passati diversi anni, due romanzi brevi che sono disponibili in ebook, scritti insieme a Matteo Strucul, che probabilmente molti hanno presente, Sì. autore della saga dei Medici, ha vinto il premio Bancarella, che aveva cominciato scrivendo noir e thriller, e abbiamo scritto due episodi di questo, gli unici due episodi di questa piccola serie ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Scritti sia in italiano che in inglese, tra l'altro si chiamano Cercate Skuld e Trovate Skuld, Skuld. Ok, Se cercate Skuld, trovate le cose. beh, anche nei libri che stai pensando di scrivere adesso, oltre a quelli che hai già scritto, hai inventato qualcosa in Scozia? Ti è capitato di. Allora, tutto quello che scrivo in inglese è ambientato in Scozia, tutto quello che scrivo in italiano è ambientato in Italia. Vabbè, perfetto, sì, quindi proprio. Anche se una cosa che avevo cominciato a scrivere in italiano, anche se l'ho abbandonata perché avevo perso completamente il filo e mi è venuta un'altra idea, e quindi ne ho cominciato un'altra, era un romanzo che doveva partire da Padova, che è la mia città natale, passando per la Scozia e finire a Venezia. Ah, bello, bellissimo, un giro, un tour, Solo che diciamo, si un sono fermati in viaggio. Austria e non sono più riuscito ad andare avanti. Intanto saluto tutti quelli che si sono collegati, visto che si è collegata Alice, Rossella, Air703, bentornato, tutto a posto? E Silvia Reale anche, quindi c'è un po' di gente sta arrivando pian piano. No, bello, interessante. Anzi, qua mi hai dato già spunto per, tra virgolette, un'altra diretta, magari non più Around the World, ma per il libro, diciamo, che parla di libri e scrittura, dove potremo approfondire meglio questo discorso qua. Ecco, a livello di Scozia, tornando un secondo, a parlare di letteratura scozzese, Volentieri. diciamo che, vabbè. Passami il termine, la Scozia è conosciuta anche molto per la storia del famoso mostro di Loch Ness. Comunque è una tematica, soprattutto anche se sono sui programmi di IMAX, tutti quei cose, caccia di mostri, eccetera, eccetera, è comunque una tematica abbastanza spinta. A livello di letteratura, magari di romanzi o comunque di. Quanto è sentita questa leggenda, questa storia, a livello proprio di letteratura, magari qualcuno ha mai voluto approfondire, ha mai creato storie simili? Che io sappia, no, cioè su Nessi non ho mai letto niente. Ho letto cose in italiano, curiosamente, ma non in inglese. Questa è una cosa interessante. Qualche autore italiano, sì, ha fatto magari il raccontino, la storiella, il fumetto, ma nulla che io sappia in inglese. Ci sarà, ci sarà.
non mi è mai passato per le mani. Sic Vabbè, certo se ne parla nei libri di leggende, e ho qualche libro di esatto. leggende, oppure anche libri magari di storia della Scozia o guide turistiche che parlano naturalmente anche di questa No, leggenda. Io ho lavorato anche certo. per due stati come guida turistica, quindi mi sono dovuto informare molto su queste cose. Beh, certo, no, immagino, no, ma chiedevo appunto perché so che comunque in Italia, alla fine, quando si pensa un po' ai mostri, alle leggende di adesso, Nessie è uno dei primi a cui Ma si pensa. chiaro, sì, vi Però. saluto a tutti, anzi sono andato a trovarla. No, in realtà è un anno che non vado su da quelle parti. Perché vero, scusa, ecco, non te l'ho chiesto. Tu sei dove, sei di Edimburgo, Glasgow, dove. Glasgow, Vabbè, mai, mai dire Edimburgo, è come dire a un milanese che è di Roma. No, in realtà Glasgow, sto in un paesino di 1500 abitanti, si chiama Fairlie, che è una quarantina di chilometri da Glasgow. Quindi diciamo che come centro orbitiamo verso Glasgow, anche perché uno dei miei vari lavori è come staffer negli eventi e quindi per la maggior parte sono a Glasgow. In realtà la cittadina di un certo rilievo più vicina è Ayr. ok, sì, che me l'avevi scritto. Siccome menzionavi il wrestling, quindi siamo entrambi appassionati di wrestling, è dove è nato e cresciuto Drew Galloway, Drew McIntyre. Ah, ecco, sì, cavolo, Sì, allora ho capito. No, ma poi me ne ho informato perché appunto in privato mi hai scritto, quindi appunto avevo cercato la città, diciamo. È arrivata Kata Katzen, che non penso sia, non so se è un tuo contatto, mio sicuramente, non Non credo. mi risulta, ne conosco qualcuno che ha cambiato nome, non riconosco l'immagine, comunque saluto. Sentiamo a prescindere, e senti Michele Marco, che mi dici? Ma è tutto a posto, guarda, sono qua a fare ormai i miei periplibri in giro per il mondo, quindi anzi, sto bene. Allora, ecco, abbiamo parlato però a livello di letteratura di Edimburgo, adesso chiedo qualche news, diciamo, qualche informazione sulla, chiamiamola Glasgow, la tua città, diciamo, non la tua città, comunque quella più grande, diciamo, a livello di letteratura. Che genere, cioè, scusami, che autori famosi possiamo citare di Glasgow? Allora, Glasgow è un grande centro culturale, anzitutto. Quindi c'è un sacco di roba che viene fuori da Glasgow. Niente di colossale dal punto di vista di romanzi. Non c'è lo Stevenson. Ecco, sì, ok. Glasgow è una città industriale. Per capirci, appunto, quando ho fatto il paragone Milano-Roma, anche da questo punto di vista. Adesso io non conosco benissimo né Milano né Roma, non ho mai abitato a nessuno dei due posti, però Roma è un turista a Roma si diverte di più. Uno studente probabilmente si diverte di più a Milano. Sì, ho capito. A Milano ci sono un sacco di cose belle da vedere, come a Glasgow, ma sono separate, sono lontane l'una dall'altra. Mentre a Roma è il centro. A Edimburgo è lo stesso. Quindi Glasgow è più industriale, una città molto culturale, una città molto dinamica dal punto di vista culturale. Però non mi viene in mente in questo momento, adesso probabilmente dopo mi mangerò le mani perché mi verranno in mente 55 nomi. Ma nessuno che sia enorme come Stevenson. Sicuramente nell'Ottocento non ce n'erano di Ok, nomi di sì. questo genere. Quindi gente che c'è nelle nostre antologie del liceo. Adesso, appunto, io ho menzionato William McIlvany, sia con i suoi romanzi gialli, con la trilogia di Laidlaw, sia con tutte le altre cose che ha scritto, che sono comunque apprezzabilissime. E poi ci sono un sacco di autori relativamente giovani, giovani nel senso di non ancora classici, giovani nel senso di sotto i 50, non sotto i 20 o i 30. No, ok. Sì. Per esempio, c'è fantascienza, c'è un gruppo, c'è un circolo di autori di fantascienza a cui ho anche partecipato per un po', prima di rendermi conto che non era il mio genere come autore, la fantascienza, in cui scrive appunto Hal Duncan, che è uno dei grandi della weird fiction. E che tra l'altro è uno dei pochi che ho trovato tradotto in italiano e che non vorrei mai tradurre perché sarebbe un incubo. Infatti, ho provato a leggere la traduzione, poi sono tornato all'originale. Perché ci sono tante cose, giochi di parole, troppe cose che non si possono tradurre. Sì, certo, Anche ok, se la traduzione è stata fatta il meglio possibile. chiaro. Sì, è un problema, diciamo, di base che non riesce a rendere bene quello che. Ovviamente ho notato un paio di errori, ma perché il mio mestiere è notare errori. Quindi probabilmente uno, tra virgolette, normale non li troverebbe. No, certo, chiaro.
Quindi, per esempio, Hal Duncan è il primo nome che mi viene in mente. Non è ancora un colosso della letteratura mondiale, anche perché si è messo in questa piccola nicchia, la weird fiction, Ok, che sì. vende, ma non vende tantissimo. Fantascienza, appunto, volevo nominare Neil Williamson, che non è ancora stato tradotto in Italia, purtroppo. Ok, di che genere tratta, diciamo, principalmente? Fantascienza, ma non la tipica fantascienza delle astronavi. Ok. Sono romanzi ambientati in un mondo futuristico, in un altro pianeta, cose del genere, ma. E un altro invece che ha scritto proprio romanzi di astronavi è Gibson, di cui mi fugge il primo nome. Lo conosco anche, l'ho conosciuto una volta. Un autore comunque di nome Gibson, non ovviamente il grande William Gibson. Che ha scritto una serie di romanzi, tre, stava per pubblicare il quarto, non so se sia già uscito, su quella che hanno chiamato il banco di pesci, o una cosa del genere. Ok, È non. questo gruppo di alieni che in realtà hanno un'intelligenza comune, ma sono tanti. Comunque, è una Sì. fantascienza un po' più classica, diciamo, il suo stile. Ok, Vorrei dire certo. Brian Gibson, ma adesso ho completamente il bianco in testa. Un No, no, ma tranquillo, tanto altro avremo. interessante, anche lui tradotto, di lui è stato tradotto in italiano solo qualche racconto che vale la pena recuperare, è Duncan Lunan, Ok. fondatore del circolo di autori di fantascienza. Lui è probabilmente il più anziano anche come età, perché ha ben passato i 70, che ha scritto appunto dei racconti addirittura in un paio di antologie selezionate da Isaac Asimov in persona. Antologie Cavolo. Sì, cavolo, quindi. pubblicate in italiano. E continua a scrivere i racconti di fantascienza e un paio di libri, anche quelli non recuperabili in italiano, anche se ci sta provando, in cui fondamentalmente lui ha teorizzato certe possibilità astronomiche. Lui è astronomo di formazione. Quindi ha una laurea in astronomia, quindi sa di cosa sta parlando. Per esempio, se arrivassero gli alieni sulla Terra, che cosa farebbe? Allora, aveva organizzato un ciclo di conferenze con personale militare, medico, di tutti i tipi, per dire allora, se fossero ostili, se non fossero ostili, se fossero amichevoli. Quindi teorizziamo che quel passo è già stato fatto, che cosa succede dopo? Oppure come potremmo sfruttare le risorse dei vari pianeti del sistema solare in maniera che non sono praticabili, però chissà che in un futuro non lo siano. Quindi lui ha scientificamente elaborato teorie al momento non reali, non realistiche. Ok, sì, però ha studiato, diciamo. Sì, questo è stato il suo grande lavoro. Poi ha scritto anche qualche fumetto, ma vabbè. No, no, certo. Beh, quindi diciamo che comunque a Glasgow c'è Sì, questa esatto. parte fantascientifica comunque molto forte, c'è una produzione comunque importante, anche se magari non, come dici tu, non ancora a livello mondiale, però una produzione importante. Esatto. Prima di passare al nostro gioco, adesso volevo chiederti un'altra delle mie curiosità che chiedo un po' a tutti quelli che abitano all'estero. Invece di letteratura italiana, lì in Scozia, quali sono gli autori o antichi, ma anche soprattutto moderni, più conosciuti? Non so, beh, tu che lavori magari nel campo appunto dell'editoria, ti sarà magari capitato di tradurre qualcosa dall'italiano all'inglese o Non traduco comunque. dall'italiano all'inglese perché comunque è meglio tradurre verso la propria lingua madre. Ok, L'ho fatto, ho provato con risultati accettabili, ma non soddisfacenti per me. Quindi io lavoro con l'editoria italiana, soprattutto. Anzi, al 99,9%. No, certo. Però Io come so che magari colleghi o cose, ci sono, quali sono gli autori italiani un pochino più conosciuti? Allora, a parte i grandissimi classici del passato, voglio dire, se tutti sanno che cos'è la Divina Commedia di Dante. Sì, certo. Ma questo lo noto soprattutto insegnando facendo corsi di italiano a persone di qua, che quindi magari hanno qualche interesse nei confronti dell'Italia più della media. Soprattutto un gruppo di cinque signore, erano sei, una si è trasferita a Edimburgo, quindi non può più venire, che sono piuttosto avanzate, tra l'altro, una delle quali lei prova a leggere in italiano. Sento comunque che i nomi più tradotti, gli autori più tradotti di adesso,
Il primo nome che tutti mi fanno è Camilleri. Grazie alla serie televisiva. Ah, ok, perché conosco la serie televisiva viene mostrata su BBC 4, sottotitolata, non doppiata, perché qui non si doppia, se non i cartoni animati per i bambini. certo. Anche i cartoni animati diretti agli adulti non si doppiano, tra l'altro. Beh, Quindi ogni beh, tanto ci vero. sono canali, sarà una cosa in giapponese con i sottotitoli, che è molto interessante. Miyazaki l'ho visto in giapponese sulla BBC, per Stavo per dire capirci. Miyazaki, il primo cartone animato che mi è venuto in mente un po' più per adulti. Esattamente, perché non è direttamente per bambini, anche se i bambini possono apprezzarlo, come ho visto mio nipote di 4 anni l'anno scorso. Comunque sì, Camilleri sicuramente, tradotto, e tra l'altro tradotto è più facile da capire che in italiano per molti. Vabbè, Sì. sicuramente per chi è britannico e parla italiano, proprio per l'uso del dialetto e dei dialettalismi di Camilleri, che è bellissimo, però è difficile per uno che non è nativo italiano. Già è difficile per uno che non è siciliano. Mio papà ogni tanto lo dice Camilleri e dice faccio troppa fatica. Per dire, nessuno sa che cosa sono i promessi sposi. Ah, questo A meno che qualcuno non abbia studiato letterature europee oppure direttamente italiano, naturalmente, all'università. Perché comunque ha la sua importanza come classico e come romanzo storico, però la sua importanza è al 99% sull'Italia. sì, Per quello che ha certo. fatto anche la nostra storia della lingua. Calvino l'ho spesso visto in traduzioni varie, dalle Cosmicomiche alla trilogia degli antenati. Beh, Calvino, visto che è uno degli autori comunque più conosciuti italiani, diciamo, moderni barra contemporanei, perché anche la mia amica greca lo conosce. Siamo stati Esattamente. settimana scorsa in Spagna e anche il mio amico spagnolo ne ha letti parecchi. Beh, quando siamo andati in America, vabbè, chiaramente la ragazza, la mia amica era italiana, quindi comunque lo conosceva già, ma Calvino, visto che è uno dei più conosciuti e apprezzati all'estero. Sì, effettivamente proprio perché ha anche in Italia raggiunto quel livello di classico e quindi è stato portato con delle traduzioni anche raffinate, anche eleganti. Quindi fa venire voglia Sì. vedere questo bel libro. E poi adesso ho notato che stanno pubblicizzando abbastanza, non pubblicizzando nel senso sui giornali, eccetera, ma si sta parlando, stanno venendo fuori le cose sui social network. Della traduzione dei primi due romanzi della quadrilogia dei Medici di Matteo Strucul. L'ho Ah, ecco, sì, tornando a disco. Ok, sì. nominato prima, appunto, Strucul, che anche lui l'ho conosciuto da ragazzino, abbiamo frequentato insieme l'università. Sì, quindi alla fine è un E cerchio che si chiude, poi si ritrova. appunto, il suo primo romanzo è uscito in inglese con traduzione metà mia e metà di Alan Guthrie, che ho nominato prima, nel senso che io l'ho tradotto in inglese e lui l'ha imbellito molto, molto. E adesso, appunto, la sua tetralogia dei Medici, uscita con molto successo in Italia, ma anche in Sud America, in Est Europa, in Germania, in varie lingue. Adesso sta uscendo anche in inglese. Ah, E vabbè, l'ho vedi. sentito parlare già da persone. Un altro che non mi aspettavo, mi è stato nominato da un amico che tra lui lavora nell'editoria. Anche se sì, certo. Gestisce una piccola, molto piccola casa editrice, è Dino Buzzati. Ah, mi sembra l'abbiamo sentito anche se non sbaglio, l'abbiamo sentito sempre in Grecia. Probabilmente anche lui meno, diciamo, comune di un Calvino, perché appunto, come ti dicevo, Sì, Calvino lo sta dicendo non me in Italia. l'aspettavo, sicuramente non mi era venuto in mente. Tra l'altro, questo non ha letto Il deserto dei Tartari, ma ha letto L'invasione degli orsi in Sicilia e I 60 racconti, se non sbaglio. Sì, tra l'altro neanche esatto, neanche quello un pochino più famoso. Ma probabilmente ti dico, io parlo personalmente, vabbè, io adesso che frequento l'università, la facoltà di lettere moderne, quindi vabbè, chiaramente la letteratura a me piace, però prima di andare in università, Dino Buzzati alle superiori non era mai stato toccato, ma quasi neanche accennato. No. Quindi è per quello che mi suona strano anche a me che è all'estero, perché comunque già in Italia non è un autore molto... La mia insegnante me ne ha parlato, ma probabilmente perché le piace molto. Quindi io l'ho conosciuto al liceo. Anzi, io l'avevo conosciuto prima perché c'era una copia dell'Invasione degli Orsi in Sicilia in casa mia e l'ho letta per curiosità, pensando che fosse una cosa per bambini. E in parte lo è, alla fine. Cioè, letta dal punto di vista di un bambino ci si diverte, letta dal punto di vista di un adulto è tutt'altra cosa, però. Sì, però diciamo che un po' a metà, secondo dei punti di vista Sì, può sì. stimolare i pensieri. No, no, sì, assolutamente. Invece io mi ricordo che invece ad esempio le superiori sono sicuro che non è mai stato toccato, però vabbè,
ogni anno e poi a scuola, si dipende dai professori, no? Ogni programma segue le sue dinamiche, però appunto Buzzati non è uno dei più pompati, passami il termine. No, lì invece appunto ho visto copie del libro, questo amico Michael me ne ha parlato, si chiama Michael Collins a proposito, come rivoluzionario irlandese. E tra l'altro appunto nei negozi ci sono tanti, qui ci sono tanti negozi di libri usati, negozi di beneficenza soprattutto, Ah, qualcuno bello. regala il libro, tu vai e le compri per pochi soldi, soldi che vanno tutti in beneficenza. Ne ho visti diversi, ho visto, c'è sempre l'angolino, libri tradotti, libri europei. E di solito sono divisi per lingua d'origine, e ci ho trovato Camilleri, Calvino e Buzzati soprattutto. Bello, bello, però Poi le altre cose, ovviamente. La Divina Commedia c'è sempre, come ho detto. Vabbè, certo. Allora chiedo intanto alla chat chi è rimasto se ha qualche domanda, se no, così, se no poi passerei al nostro gioco. Guardate, Se qualcuno ha qualche domanda sugli autori o anche proprio commenti sulla Scozia, vediamo un attimo qualche secondo, vediamo se qualcuno ha qualche domanda. Se no appunto passerei al nostro gioco che è un libro per ogni città che sto proponendo un po' a tutti. solo un libro. Possiamo metterne anche di più, diciamo che lo slogan voleva essere così, però siamo liberi assolutamente qua, Ah, siamo ecco, in totale perché con libertà. Edimburgo andavo in tilt. Me l'hai detto. Allora, chiaramente il gioco lo faccio anch'io, io sinceramente faccio associazioni un pochino più mentali, anche perché io in Scozia non ci sono mai stato, quindi Come alcuni non sei mai libri. stato? No, ammetto di no, ma anzi, dovrò rimediare a tutto questo. Ti aspetto e ti porto in giro io. Assolutamente, guarda, sarà fatto, anche Appunto, ho perché. fatto la guida turistica, quindi ne so anche dal punto di vista storico. No, assolutamente, no, vabbè, ma poi sei 16 anni che abiti lì, figurati, mi faresti vedere anche un sacco di dettagli interessanti. Però appunto, vabbè, io faccio associazioni un pochino anche mie mentali, quindi non per forza. Associazione delinque, ho capito. Allora, cominciamo con la prima città che è Glasgow. Vuoi iniziare tu o inizio io? No, inizia tu così poi ti commento e mi dimentico cosa volevo dire. Allora, inizio io. Glasgow, ho fatto un'associazione mia mentale, mi sono ricollegato alla storia del calcio, perché io sono un patito di calcio e so che il famoso derby, uno dei derby più famosi del mondo tra Celtic e Rangers, è dato anche da questa rivalità religiosa. Quindi ho associato questa rivalità religiosa a una sorta di convivenza forzata tra due famiglie, chiamiamole così, e l'ho associato a Romeo e Giulietta come libro, proprio perché mi ricorda un sacco questa cosa qua, quindi una convivenza tra due famiglie che in realtà non si sopportano e questo derby qua, appunto, dal punto di vista puramente dei tifosi, è una convivenza forzatissima, diciamo. Sottile, mi piace, mi piace, mi E a piace. me piacciono queste cose qua un po' assurde così. Quindi niente, il mio libro che associo è questo, Romeo e Giulietta. Chiaramente per questa associazione qua. Beh, io invece avevo fatto cose un po' più pratiche, le mie associazioni sono un po' più Ma dirette. è giusto perché chiaramente tu che sei lì è giusto che ci indichi qualche libro Ambientato nel luogo, legato al Esatto. luogo. Siccome io non ci Quindi, sono mai per Glasgow ne ho stato. due in mente molto precisi. Il primo l'ho nominato prima ed è Laidlaw di William McIlvaney, che è appunto un giallo noir ambientato a Glasgow negli anni 70. È stato scritto negli anni 70, quindi ambientato nel presente di quando l'ha scritto, che ha dato il via a questa corrente di tartan noir, diciamo. Poi ci sono due seguiti, ma io consiglio di partire con Laidlaw, che in italiano si chiama Laidlaw. Perfetto, ok. Il secondo è il libro di un altro autore che ho nominato prima, che è Al Duncan, che è quello di cui ho detto che la traduzione italiana è molto difficile, che si chiama Cronache perdute del mondo dei diavoli, titolo che non mi piace per niente. Ah, ok. Vellum è il sottotitolo in italiano e il titolo del libro in inglese. È una cosa di weird fiction, si parte e si torna spesso a Glasgow, anche se è ambientato in giro per il mondo. Ok, E bello, giù interessante. per i tempi, tra l'altro. Ok, ci sta. Passiamo adesso a Edimburgo. Comincio io che tanto ne ho scelto uno. Qua mi sono tenuto un pochino più legato alla città, citando Stevenson. Ho citato Il ragazzo rapito, che non è uno dei
più conosciuti, diciamo, a livello magari di grande classico, però mi è piaciuto il fatto che ha come sfumatura tutte quelle guerre civili in Scozia, quindi comunque c'è, come si dice, questo viaggio all'interno comunque della Scozia dal punto di vista puramente militare. Quindi l'ho associato, appunto, per chi non lo conosce, c'è un ragazzo, un ereditiero, diciamo, che cerca la sua eredità passando attraverso le varie battaglie, sì, in terra scozzese, cioè, molte battaglie sono realmente esistite, quindi non è tanto un romanzo di fantasia, è un misto di Romanzo che confesso verosimiglianza. di non aver letto, eh. E io l'ho letto, ma io l'ho letto, ti dico la verità, per sbaglio quando avevo iniziato forse l'università, però mi ricordavo, perché a me Stevenson appunto piace, quindi ho recuperato un po' di cose e questo è uno di quelli che avevo recuperato. Quindi mi sono tenuto un pochino più legato alla città. Sì. Ma a te lascio spazio, che so che qua avevi molte, No, io molte. legato alla città, in realtà le abbiamo già nominati tutti, quasi tutti, quindi Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, appunto, Fine partita di Ian Rankin, abbiamo nominato anche Notte sanguinaria di Alan Guthrie. I due che allora mi tengo a questo punto sono un romanzo di cui è più famoso il film, ma anche il romanzo è notissimo, Trainspotting di Irving Welsh, Ok, bello. che è ambientato nella parte peggiore di Edimburgo. Ok, Proprio sì. perché Edimburgo è una città turistica, è una città meravigliosa, veramente bella. Però ovviamente, come tutte le città, ha anche la parte che è meglio non vedere. Beh, certo, L'altro sì. romanzo che volevo nominare si chiama Arresto di Sistema, è di Charles Stross. È un romanzo di più o meno fantascienza, nel senso che lui l'ha scritto una decina d'anni fa, ambientandolo nel vicino futuro di allora, che è credo il 2017-2018. Vabbè, quindi sì, certo. Peccandoci quasi del tutto, tra l'altro, a parte il fatto che lui aveva previsto che le auto, come se quelle senza guidatore sarebbero state, i taxi senza guidatore sarebbero stati molto comuni, per il resto, per la maggior parte ci ha beccato. È un romanzo più o meno di fantascienza, nel senso che tanto parte da un MMORPG, Ok. quindi uno dei protagonisti è attivo in questo gioco. Succede qualcosa all'interno del gioco che non vado a dire perché rovina la sorpresa del romanzo, e da lì sparte questa trama. È un poliziesco vagamente fantascientifico, stato pubblicato in italiano da una casa editrice che si occupa di fantascienza, la Zona 42, bravissima tra Interessante. l'altro, tradotto benissimo anche quello. Chiaro, sì. Beh, bene, 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 interessante però. Fantascienza non è un genere che seguo molto, ma penso di cominciare a leggerci qualcosa, visto per restare un po' in Questo tema. lo consiglio particolarmente, a parte il fatto che fa ridere in alcuni punti, veramente. Ma perché non è vera fantascienza? Perché Ma è una cosa soprattutto. molto scientifica, molto fantasiosa, ma è ambientato 2 o 3 anni fa. Eh certo, sì, letto adesso, assolutamente. Se appunto tu pensa che su alcune cose non ci ha beccato, ma su molte sì. Vabbè, no, beh, certo, infatti no, sono curioso di vedere in cosa ci ha beccato perché sarebbe, cioè, interessante, anzi. Passiamo a Dundee, io ho fatto qualche ricerca su Dundee, ho visto che a Dundee è ormeggiata una nave che è arrivata. La Discovery, sono partito anch'io da lì. Esatto, Quasi diciamo la esatto. stessa roba. Che ha fatto anche appunto la spedizione nell'Antartide. Se non sbaglio, io allora, vabbè, l'ho associato a un libro che viaggia nel mare, che è 20.000 lire sotto i mari, di Verne. Ho voluto fare questa associazione qua, era la cosa che mi sembrava avvicinarsi un pochino di più, proprio perché appunto a me, cioè Dundee mi è nuova, ripeto, a parte Glasgow e Edimburgo, che sono anche per chi non l'ha visitata abbastanza conosciute. Io lì la conosco per il calcio, quindi figurati, io conosco un po' tutto per il calcio. No, Quindi a due squadre. livello. Quindi io ho associato quel libro lì. Io ci ho associato, allora, uno per lo stesso motivo, esattamente per lo stesso motivo, Discovery, che ho visitato 5 volte, la adoro. Un romanzo breve ambientato in Antartide, che è alle Montagne della Follia di Lovecraft. Ok. Appassionante, tra l'altro. E poi vorrei consigliare anche invece un altro tartan noir,
ambientato a Dundee, che è l'impiccato di Russell McLean. Perfetto, così abbiamo, esatto, abbiamo E un'associazione quindi, se di mi permetti, vorrei fare un collegamento stranissimo tra Dundee e Star Trek. ah. Perché a Dundee ha sede e viene filmata la fanfiction di Star Trek più importante in Europa. Non credo che ce ne siano tante, comunque la più importante in Europa, si chiama Intrepid, che è veramente bella, secondo me. E quindi, Bene, se volete aggiungere un'altra cosa, pigliate un libro su Star Trek, purtroppo io non ne ho letti, però. bene. E cioè, ah, cavolo. No, no, bene, bene. Questo collegamento strano, cioè, strano perché non immaginavo. Bello, però. Interessante. Adesso arriviamo invece a quella che io aspettavo perché, vabbè, appunto, io sono. Mi piace Inverness, che ammetto, perché è giusto fare anche di mea culpa, io. In chat ti ho messo sia Inverness che Loch Ness perché io pensavo che Loch Ness fosse anche un paesino, invece abbiamo giustamente spiegato che è tutto Sì, legato all'Inverness. Inverness è un lago, e Inverness è la città, e su Loch Ness ci sono varie cittadine. Esatto, sì. Quindi, vabbè, parlando di Inverness, io appunto legato alla storia di Nessie e per un'associazione mentale, però l'ho associato a Frankenstein di Shelley. Proprio per il discorso che comunque Nessie, questa leggenda, questo mostro, Frankenstein è un mostro creato, quindi ho voluto associare queste cose qua, due mostri, diciamo, creati, uno fisicamente dall'uomo come Frankenstein, Nessie al momento è una leggenda, quindi è una voce creata sempre dall'uomo, ma non sappiamo mai quanto sia vero. Intanto saluto Tommaso, Martinenghi, bella Tommy, no, non sono le lampade, magari anche al mare sono andato, è la luce. Oggi ho cambiato location e la luce mi fa sembrare bello abbronzato. In realtà, no. Ti lascio a E te va la bene. parola. Allora, Frankenstein sono assolutamente d'accordo, peraltro. Mi era venuto in mente, poi quando l'hai menzionato tu mi sono sforzato a trovarne un altro. E il primo che mi è venuto in mente, qualcuno sorriderà ma non me ne frega niente, è il primo speciale di Dylan Dog, il Club dell'Orrore. Cavolo di Dylan Dog però e io ti ho detto a me piacciono i fumetti io Epico, ambientato in una villa o in un castello, anzi, sulle sponde dell'Loch Ness. Quindi, e tra l'altro, il numero uno di Dylan Dog è ambientato ad Undead, che non esiste naturalmente, però ci arrivano in bicicletta ad Inverness. Quindi, Dylan Dog. tutto torna A assolutamente. proposito di fumetti, mi sono dimenticato una cosa parlando di Edimburgo. Samuel Stern è ambientato ad Edimburgo. Il nuovo fumetto Samuel Stern, che esce da qualche mese, che a me è piaciuto abbastanza. Ho potuto leggere solo i primi due numeri. Spero che l'edicolante me ne abbia messi via alcuni quando tornerò a Padova, perché mi piace veramente tanto. No, cavoli, sì. Che poi tra l'altro, come dicevi tu, il fumetto comunque è un'altra forma di letteratura. Io sono totalmente d'accordo. Qua sfondi Sì, una porta aperta. per fortuna sulla mia antologia di liceo c'erano delle pagine di Corto Maltese, quando si parlava di letteratura italiana del Novecento. Quindi. Saluto l'impronta Biraia, guarda. Adesso è arrivata l'impronta Biraia, che è una società di calcio, Mi piace il sport nome. aziendale, e poi è un locale di birra. Noi brindiamo appunto alla salute anche dell'impronta Biraia. E il locale di birra dove? A Milano, vicino a Novegro, non so se hai veramente È presente un po' comodo per Milano. me, ma così ti ho dato l'occasione di dirlo. Esatto, bravo. ok, adesso arriviamo a due città che mi hai suggerito tu, perché in realtà beh, io nel momento ho pensato dopo che ce n'erano anche altri, si potevano dire. Comunque, io ho messo sia Stirling alla fine che come mi hai suggerito tu. Io partirei da Stirling. Allora, io ti dico, Stirling non so minimamente. Niente, ho dovuto fare delle ricerche, però Aia. ho trovato un autore di Stirling che non so se citerai anche tu, o magari no. Spero di non rubarti la scena. Io ho trovato William Alexander, il conte di Stirling, che ha scritto alcuni drammi, alcune poesie, anche un'opera. Ho visto che l'opera più importante è Doomsday, se non sbaglio. Spero di aver citato giusto il titolo, poi nel caso lo ricercherò bene. Ce l'ho presente tantissimo, non lo conosco bene, non lo conosco abbastanza bene. E appunto è l'unico che ho trovato di Stirling, anche perché ti ripeto, io Stirling non la conosco, quindi però un conte, so che appunto Stirling è al centro di molte vicende nobiliari, chiamiamole così, quindi ho voluto citare questo autore, William Alexander, Vale la pena. conte di Stirling. Allora, Stirling è al centro di molte vicende storiche, al centro della Scozia in realtà.
Stirling è stata la capitale della Scozia a lungo, prima di Edimburgo, perché è in un collo di bottiglia. Per andare a nord bisognava passare per di là. Braveheart, la battaglia finale, è la battaglia di Stirling. Ecco, Quindi capiamo l'importanza. E a me è venuto in mente un autore non di Stirling, ma che ha ambientato uno dei suoi romanzi più famosi dalle parti di Stirling, che è Sir Walter Scott. ah, ecco, bravo. Sì. Walter Scott, e il libro che mi viene in mente legato a Stirling è Rob Roy. Ok, Walter Scott, sì, no, è molto famoso. Il libro non lo conosco, ammetto che non l'ho Ne letto. hanno fatto anche un film con Liam Neeson negli anni Ottanta, non meraviglioso, carino, non. Sì, non uno dei top, diciamo. Carino. Ho capito, capito, capito. Ci sta, adesso allora me lo segnerò sicuramente, perché Walter Scott l'ho letto qualcosina, questo mi manca Il assolutamente. Walter Scott, tra l'altro, visto che ne stiamo parlando, vorrei anche consigliare, legata a Stirling, ma anche a Edimburgo, ma anche a Inverness, ma tutta la Scozia, Waverley. Ok, sì, questo. Waverley è il suo primo romanzo ed è considerato il primo romanzo storico in inglese. È stato tanto importante per la letteratura che la stazione dei treni di Edimburgo è intitolata non a Scott, ma al romanzo. È Ah, l'unica cavolo. stazione ferroviaria al mondo intitolata a un romanzo, Waverley. Cavolo, interessante, bello, bello. Allora abbiamo, perché purtroppo Instagram ha appunto, come ti dicevo in chat, ha un orario, quindi siamo in un'ora, abbiamo 3 minuti per citare l'ultima città, che è Eyre. Io su Eyre ho trovato invece un libro, lei è abbastanza, questo non l'ho letto, ammetto, però è sempre di Stevenson, che è Il Signore di Ballantrè. Che ho visto che Ballantrè appunto è nella stessa, come possiamo definirla, contea, comunque è vicino ad Eyre. Sì, non lontano, sì. Esatto, e ho voluto citare quello, che anche lì cita molte vicende storiche scozzesi comunque. Assolutamente. Io invece voglio citare un autore di Eyre che ha ambientato queste storie a Edimburgo. I suoi romanzi ambientati a Eyre non sono stati tradotti in italiano, purtroppo. L'autore è Tony Black e i romanzi brevi sono L'ultimo ordine e Fino al collo. Entrambi Ok. ambientati a Edimburgo, entrambi molto molto belli, usciti solo in ebook in Italia. Ah, ok, quindi comunque poi non vi preoccupate, perché come ho detto, Alicizia mi aiuterà con le grafiche, scriverà bene tutti questi libri, così non verranno persi. Concludo con un'altra città scozzese che non abbiamo menzionato, che è Aberdeen. Ecco, infatti, bravo, è una di quelle che io non ero dimenticato di mettere. Aberdeen, che a me non piace particolarmente, ma è la città del grande Stuart McBride, di cui voglio consigliare il primo romanzo, Il collezionista di bambini. Ok, beh, così abbiamo messo anche questa città che ci sta, è giusto così. È importante sia dal punto di vista economico della Scozia che anche per via di Stuart McBride dal punto di vista letterario. No, assolutamente. Guarda, abbiamo 2 minuti giusto per fare l'ultimo brindisi, perché mi sembra giusto Abbiamo ringraziarti quasi finito, Luis. per la disponibilità e Per un goccio. ringraziarti anche di tutto quello che ci hai raccontato, che è stato comunque un viaggio non solo letterario, ma anche fisico quasi, è stata una guida. Sei stata una perfetta guida turistica anche da lontano. Lo so, lo E no, sicuramente hai lasciato un sacco di, come si dice, tematiche aperte che sicuramente potremmo, se vorrai, rivedere in futuro, come appunto libri, so. fumetti. Molto volentieri, resto a disposizione. Quindi io ti rimarco, ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere conoscerti in questa circostanza di diretta. Ci E risentiamo. io ringrazio anche tutti quelli che hanno sentito. E ha seguito la nostra diretta, Quelli quindi che podcast seguiranno in differita. la troverete subito adesso, il tempo di salutare e collegarla sull'IGTV. Buona domenica Marco, buona serata a chi ci ha Ciao, sentito. Vi mando un bacione a tutti. grazie. Ciao.